State bene? Ma sì. Vabbè. Io un po' con la bronchite. Solo loro due? Sì, ho fatto solo loro due. Vieni. Dopo, vieni amore, dai. Mezz'ora di passeggiata. Sì, sì. Se lo vede, cioè vedi, se siamo a 2-3 metri va benissimo. Vuoi vedere anche di prendere aro? Io guarda, io oggi mi farei una passeggiatina così, però la prossima volta ti chiedevo di fare tutte e due. Sì, magari sì, che abbiamo un po', magari un po' più tempo, perché era proprio quello 10, quindi facciamo no, proprio. Okay. No, ma se vuoi che facciamo tipo mezz'oretta, sì, e poi prendiamo un altro pezzetto, perché un'ora, esatto. Cioè, adesso esatto, per ora è così e. Non li metterei insieme oggi. Mi metterei però magari la prossima volta ci pensiamo. Ah, quindi non vuoi fare tipo un quarto d'ora così magari? Però devo tenere il guinzaglio, va bene? Devi... Sì, sì, per me va bene. Ah, sì, sì, cioè, sì, ma sì, tu devi tenere necessariamente il guinzaglio? Cioè, non ho da soli, l'ultima volta che ho provato. Cioè, sì, ma guarda che cambiano le faccende con questi due granatieri provare di fianco. Proviamo. Così mi guardo anche questa dinamica particolare, o quella bella marcaturina lì, non ce la lasciamo perdere, gattone. Lascio lì? Sì, sì, lascia, lascia pur così. Fai quello che devi, fai quello che faresti, fai. Adesso gli mettiamo un po' di pressione a questo qua. Agganciarlo pure. Agganciarlo pure. Vai pure su Aro, vai pure su Aro, andiamo su Aro, vieni pure a prendere Aro. Ok. Ok. Bravo gattino, bravo, vieni Aro, vieni. Ah, sì, scusa.
Oh, guarda, guarda, quanti, guarda che sbadigli che fa il tuo IBA. Cane, il problema è che sono tutti cani, quindi dirgli cane diventa un po'. Sì, sì. Ah, vedo che se la lavora bene. Bravo, che se la lavora bene. Attento. Che fatica per IBA. Dentro cane. Molto bene, molto bene. Dentro, Aru, di qua, di qua, di qua, Aru. Vieni, vieni. Ok, bravissimo. Bravo amore. Bravissimo. Cane. Ehi bimbi, qua, qua con me, state qua, vieni qua Zarone anche tu. Ma sai che mi ha ucciso una nutria l'altro giorno? Ma cioè, dai, giuro. Io non ho neanche visto, perché anche questo qua, questa cosa qui, è lui che vuole andare a fronte, no? Cioè questo, non può... Non so. E questo saltino qui, qua. Che ha fatto adesso? No, no, no. Bravo, bravo. Bravo. Sì, sì, la deve un attimo capire. Io le 10 devo andare, non lo vuoi. Che so? Sono le 9.20. Esatto. Torniamo indietro, sì, sì. Zarone, si torna. Piano pianino, come se non fosse niente. Bravo gatto. Bravo gattone. Bravissimo. Beh, c'hai dei cani. Sì, sì. Sì, di solito diciamo in primo acchito i cani ce lo vedono un po' così, no? Rispetto alle distanze. Adesso appunto abbiamo introdotto il cane e lui lo capisce. Adesso vabbè è un casino per noi in questo contesto, però che non so, andiamo no, a arrivando cane, mi dici? Lui sta si mette già ed è e vedo che cammina un po' così, per l'altro cane è molto più tranquillo. Bravo gatto, bravissimo. Ti dico, abbiamo messo le foto, abbiamo conosciuto questo weekend, abbiamo conosciuto 50 cani, ma per dirti 50 cani veramente. Tutti bene? Tutti, tutti bene. Tutti bene. Cioè, giri, tranquilli, ma anche ieri. L'unico che è appunto il cucciolo che gli ha fatto il culo, ma il cucciolo era veramente un rompicoglione. Sì, sì. Cioè, cucciolone, pastore tedesco un po' rompito. Cioè, vedi? A me magari se venisse contro di noi quello gli dà la scossa per. Ma quello, allora ci sono. Niente, noi non cagliamo. Bravo gatto. Ci sto messo una
noi ti diciamo, guarda che stai qua. Inseriamo un altro comando. Quando è in gruppo. E qui dire cane diventa difficile perché se no, sei... no, non cambierei adesso la cosa. Magari ci allarghiamo noi per portare via due, ma... Ok, molto bene. Sì, 10 minuti. Sì, anche meno, noi abbiamo... perché per noi il tempo si... Dove vai, troppo? Dove vai? Speriamo che non passi, che non accada un qualche fattore eccitatorio per Iba, che si rimetta a fare l'asino. Stiamo tranquilli. Vai pure, andate pure. Molto bene, andiamo pure, ok, scelte giuste, chiamalo, no, non dica niente, chiama pure, Aru, andiamo, vieni, è cieco, vedi, ok, grazie. Boh, tranquillo che dovrebbe passare. Non dire niente, Anna, non dire niente. Voglio che gli passi così.